Ancora un altro interessante fine settimana per le formazioni di volley della città di Cerignola fra riscatti e conferme. Per la tredicesima giornata del campionato di Serie B2 nazionale donne, impegnativa trasferta per la Libera Virtus Cerignola a Napoli contro la Megarid. Le ragazze, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, reduci dalla sconfitta interna contro l'Isernia per 3-1, non demeritando tra l'altro, cercano un riscatto doveroso. Per la seconda di ritorno invece del campionato di Serie D regionale donne, ancora un'altra sfida interna per la Pallavolo Cerignola. Le ragazze Puxia, allenate da Michele Valentino, ricevono in casa l'Axia Barletta. Dopo la sconfitta subita ad opera della seconda in classifica, il Vitetto. Sfida importante anche per l'Ifosea Udas nella tredicesima giornata del campionato di Serie C regionale uomini, con la sfida interna contro il Perotti Bari. I ragazzi, guidati da Roberto Ferraro, sono reduci della bella vittoria ottenuta nel derby contro il Lucera. Infine, per il campionato di prima divisione uomini, la settima giornata propone l'impegnativa sfida interna per la Fuoricorso Caffè Udas contro il Mondobet Foggia.